piacere di chiacchierare con l'autore di tutto quello che riguarda il mistero, soprattutto in TV, Ade Capone. Ciao Aurora. Ciao Ade. E niente, io voglio sapere da te qualche cosa che possiamo raccontare a tutti gli ascoltatori di Mistero TV, qualche cosa riguardo proprio al programma di Mistero e a come ti è venuta l'idea dopo una carriera ormai ventennale da fumettista, qual è stata la scintilla che ti ha portato dal fumetto al mistero? Ma in realtà il mistero era già nei fumetti, nel senso che per tanti anni ho scritto storie a base di mistero, in particolare una di Martin Misteri, il personaggio Bonelli, che raccontava proprio dei Sumeri, questo popolo misterioso, il dio serpente e quant'altro. Quindi in qualche modo il fatto di volersi poi misurare con una realtà vera di mistero e non legata solo alla fantasia è stata un'esigenza spontanea. Non è arrivato subito mistero, prima sono passato dal bivio, quello che le donne non dicono, Real CSI, tutte produzioni Quadrio, che appunto è la casa di produzione di Claudio Cavalli, che è l'ideatore anche di mistero. Alla fine di questo percorso, dove diciamo mi sono fatto le ossa in TV, è arrivata dalla rete l'approvazione del programma Mistero con Enrico Ruggeri come conduttore e Claudio mi ha coinvolto conoscendo la mia passione per questi argomenti. Certo, tu hai sicuramente una sensibilità molto particolare, lo testimoniano i tuoi saggi sul contatto, l'indagine sull'aldilà, anche un al di là magari del mondo animale, nel senso che io so che tu sei amante soprattutto dei gatti, ne hai tantissimi e sei molto legato a loro. Voglio sapere in che modo la tua sensibilità ti ha fatto capire che tipo di mistero piace alle persone, cioè a che cosa sono più sensibili le persone per quanto riguarda appunto il tema del mistero. Io credo che la grande forza di Mistero fin dalla prima edizione sia stata quella di portare al pubblico, alla gente, il mistero della porta accanto. Oltre ai macro temi che possono essere Atlantide piuttosto che gli Illuminati, piuttosto che i Templari, ecco, questi macro argomenti, c'era anche il mistero di provincia, no? Le cose che uno ha magari vicino a casa e neanche immagina. Abbiamo fatto rilevazioni in castelli non famosissimi, no? In piccoli castelli dove c'era una storia di un fantasma particolare, questo era solo per fare un esempio. Siamo andati a raccontare addotti, cioè rapiti dagli alieni, che erano sconosciuti al grande pubblico, no? Prima si parlava solo di quei 3-4 grossi nomi. Siamo andati a trovare persone che avevano questa esperienza all'insaputa di tutti. Quindi abbiamo portato il mistero di provincia, diciamo così, in Serie A, e abbiamo scoperto che tanta gente di provincia proprio si riconosceva in questo mistero che solo apparentemente è minore. C'è una storia in particolare, un caso che avete trattato che ti ha colpito particolarmente nel corso, diciamo, di queste 8 edizioni di Mistero? Beh, sono tanti, sicuramente tu prima citavi i gatti, gli animali. Il servizio fatto con Daniele Bossari al cimitero degli animali di Asti è stato particolarmente toccante, perché le foto che ha fatto Daniele Gullal, ricercatore dell'invisibile, in questo cimitero, in questo giorno d'inverno, hanno fatto emergere cose che hanno colpito tutti. C'era la sagoma di un cane vicino a una lapide. A livello di EVP, cioè di voci elettroniche, voci dell'aldilà, c'era l'abbaiare di un cane, insomma, è stato molto molto toccante. E ricordo che anche Daniele, anche Bossari era piuttosto colpito da quello che è accaduto quel pomeriggio. Certo, me lo ricordo perché l'avevo visto anch'io. E spesso Mistero però è tacciato di essere troppo commerciale, troppo quasi cialtrone. Mm-hmm. Ecco, tu come riesci a distinguere un servizio che può essere credibile, reale, da invece un qualcuno che vuole soltanto mettersi in mostra con la sua storia? Io penso che le segnalazioni che riceviate siano tantissime. Sì, è un fatto di esperienza.
conoscenza ormai, cioè non solo io ma tutto lo staff, anche gli altri autori, la produzione, riusciamo a capire dove c'è la sincerità e dove c'è invece solo la voglia di apparire magari truccando le carte, rinforzando una storia che da sola non sta in piedi o infarcendola di elementi inventati. E credo che sia proprio un fatto di esperienza, ma che però riguarda le produzioni televisive in generale, nel senso che quasi tutti vogliono andare in TV. Con qualunque programma ti misuri, devi verificare chi ha veramente qualcosa da raccontare o chi insomma chi c'è che ci fa. Ecco, quelli che ci fanno noi li scartiamo. Certo, e se tu potessi decidere che cosa vorresti trattare adesso nell'ambito del mistero? Qual è una tematica, un argomento del complottismo, delle abduction, di altri mondi? Che cos'è che ti ispira di più trattare? Ma sicuramente scrivere il libro, appunto, che fa parte della collana Libri di Mistero, Indagine sull'aldilà, mi ha fatto capire quante storie ci siano legate proprio all'aldilà, alla vita dopo la morte, che meritano di essere raccontate. Noi ne abbiamo raccontate solo una piccola parte, ci sono ricercatori che raccolgono tantissime testimonianze e ogni testimonianza è una storia, specialmente quelle legate alle persone tornate dall'aldilà, come si dice, no? Che hanno vissuto un'esperienza pre-morte. Ecco, ci sono tante storie di questo tipo, a me piacerebbe continuare a raccontare queste, da un lato. Dall'altro raccontare quelle che sono le fondamenta del potere, che in realtà non si conoscono. E faccio solo un esempio, il fatto che l'Italia, la Francia, l'America, tutte queste grandi democrazie, come ti diceva poi Franceschetti nell'intervista che gli hai fatto tu, sono fondati, no, sono fondati su valori massonici, la massoneria a fare l'architettura delle moderne democrazie. Ecco, queste sono cose che si sanno poco, ad esempio il fatto che quando noi cantiamo davanti alla nazionale Fratelli d'Italia, non è una fratellanza italiana calcistica, ma il Fratelli d'Italia è riferito alla fratellanza massonica. Ecco, la gente non sa queste cose, che poi risalgono ai Rosa Croce, ai Templari e tutto quanto. Andare a scavare in questi argomenti credo ci sarebbero molte sorprese. E forse è un lavoro che tu stai già facendo con Mistero Magazine, che è anche una tua idea che stai portando avanti da più di un anno sicuramente, anzi un successo sempre più conclamato, e infatti gli articoli che io posso leggere sul magazine, di cui alcuni sono anche autrice, vedo che vanno proprio a fondo in questa ricerca di tematiche magari un po' più specifiche che ancora non sono apparse in TV. Sì, è vero, nel senso che la carta stampata secondo me ti dà una possibilità di approfondimento maggiore rispetto alla TV. La TV racconta in modo impareggiabile la musica, il movimento, le inquadrature e quant'altro, quindi per carità, TV tutta la vita, servizi video tutta la vita. È altrettanto vero che se vuoi scavare fino in fondo, secondo me devi fare delle riviste, devi fare dei libri, dove l'esigenza anche di tagliare è minore, nel senso che un servizio video ha una durata ben precisa, di solito sui 15-16 minuti, almeno un servizio di mistero, e questo ti obbliga a tempi di montaggio dove qualcosa devi sacrificare. A livello invece di carta stampata, se tu anche aggiungi 10 pagine a un libro non succede nulla, se a un articolo dedichi 6 pagine invece che 4 non succede nulla, hai questa possibilità perché al limite le togli 2 a un articolo che è un po' meno interessante, quindi la carta stampata è veramente secondo me l'approfondimento, per questo Mistero Magazine secondo me funziona, perché non è una duplicazione, non lo è mai stata, dei pezzi televisivi, ma un approfondimento dei pezzi televisivi e anche a volte
molto spesso, anzi, una presentazione di temi che in TV non puoi raccontare perché non hai le immagini magari, però sopperisci con le parole stampate. Certo, sicuramente lo si può vedere anche da, diciamo, un caso editoriale che fa parte sicuramente dei tuoi successi, il tuo ultimo libro, Il viaggio con Adam Cadmon, dalla TV alla carta stampata il successo ancora maggiore. Quindi... Sì, diciamo che lì Adam nel raccontarsi è potuto stare più abbondante, per dire in parole molto semplici, no? Anche lui in TV ha chiaramente esigenze ben precise e obblighi ben precisi, quelli di stare dentro un certo minutaggio. Invece in questa chiacchierata notturna, in questo viaggio notturno che io e Adam abbiamo fatto, ha potuto andare a ruota libera, era come un fiume in piena e tutto poi è finito dentro il libro, per cui sono usciti molti particolari, molte sfumature che in TV magari non emergono perché non c'è il tempo di raccontarle, nel libro biografia sicuramente sì. Ecco. E io so che tu stai scrivendo, stai lavorando a dei nuovi libri. Quando usciranno, anticipazioni, di cosa trattano? Ma in realtà l'ho appena consegnato all'editore, uscirà credo la prossima primavera, un libro si intitola Mistero nei cieli e già il titolo dice tutto, è il contraltare di Indagine sull'aldilà, mentre Indagine sull'aldilà era un'indagine a livello di appunto vita dopo la morte, Mistero nei cieli è un po' una summa sul mistero UFO e alieni, un po' il punto della situazione, è un riassunto abbondante ma soprattutto è divulgazione, cioè come dico nell'introduzione è una roba che, come dice Marco Berry, deve capire anche mia nonna, tua nonna, la nonna di Berry e come dico anche nell'introduzione non so quante nonne leggeranno Mistero nei cieli, però è chiaro che il concetto è quello lì, devi arrivare a tutti. Il problema dei libri sugli UFO, sugli alieni è che molte volte sono fatte già soltanto per gli appassionati, no? Se la suonano, se la cantano, mentre invece in questo caso vorrei arrivare, come per Indagine sull'aldilà, anche a chi non segue regolarmente questo argomento. Ecco, quindi di questi temi e altri sicuramente ne parlerai, ne parleremo nella prossima edizione di Mistero. Dacci allora anche qualche anticipazione su questa prossima edizione, su quando partiamo. Non siamo ancora in produzione esecutiva, diciamo così. Quello che abbiamo da parte è quello che abbiamo messo da parte appunto in questi mesi fra un'edizione e l'altra, ed è una serie di schede su possibili misteri che ci piacerebbe raccontare. Misteri di ogni tipo, misteri che riguardano presenze, entità, congiure, cospirazioni, c'è veramente già un po' di tutto in modo non ripetitivo. Ecco, la cosa bella quando tratti il mistero è capire che escono sempre cose nuove e non annoi il pubblico, che da un lato vuole gli stessi macro argomenti, ma li vuole trattati in modo diverso. Io credo che in queste 8 edizioni precedenti ci siamo riusciti e penso che ci riusciremo anche nella 9ª edizione. Quello che appunto non trovasse posto a livello di TV, come sai, ha uno sbocco anche su mistero.tv, dove appunto va in onda anche questa intervista. Allora, mistero.tv, il canale YouTube di Mistero, sta diventando un preciso punto di riferimento, soprattutto quando nei momenti, nei periodi che il programma non è in onda. La fame di mistero delle persone è tanta, inesauribile quasi, per cui insieme ai libri, insieme alla rivista, c'è anche appunto il canale YouTube. È in preparazione il sito ufficiale di Mistero. Il sito TV. Ufficiale mistero.tv, che poi rimanderà tutti i video di Mistero TV. Devo dire, sono già adesso cliccatissimi, avranno una vetrina consona presto e lì vedremo anche proprio, secondo me, dei gioiellini che meriterebbero addirittura la messa in onda in TV, ad esempio il gruppo dei Pitt, il Paranormal Investigation Team, che ci ha dato, devo dire, nuova linfa creativa a livello di ghost hunting, rilevazioni e quant'altro. Ecco, questi ragazzi qua hanno fatto in zona Torino questo servizio che stanno adesso montando sul sentiero delle anime,
che secondo me è affascinante, bellissimo, meriterebbe, ripeto, la TV. Non siamo in onda, lo mettiamo su mistero.tv. Tra l'altro invito tutti quelli che guardassero questa intervista, o comunque mistero.tv in senso lato, a registrarsi sul canale YouTube, perché questo gli permetterà di essere sempre aggiornati sulle nuove cose che metteremo online. Ah, del mistero non dorme mai. È vero. E credo neanche tu, perché oltre a tutto quello che già fai... Non tanto, diciamo che molto spesso scrivo alla sera, ma questo dai tempi, ecco, in cui facevo fumetti. Ecco, sei riuscito anche a creare il primo Mistero in Festival. Che cos'è Mistero in Festival? Mistero in Festival è il primo festival del mistero a livello nazionale. Io mi sono accorto, guardando un po' la programmazione dei festival italiani, che non c'era un festival del mistero a livello nazionale. Mi sembrava... come dire, scandaloso, tra virgolette, visto la fame, appunto, la passione che c'è per questo argomento in Italia. E allora ho proposto a Claudio Cavalli, perché non lo facciamo noi di Quadrio, no? Legato al programma TV. Devo dire che c'è stato un pieno supporto di Claudio, di Quadrio, cioè la casa di produzione, un supporto di Mediaset che ci ha concesso di pubblicizzarlo col marchio Mistero, di Five Stock e Merchandising, insomma, erano tutti d'accordo di provare a fare questo numero zero a Salso Maggiore, che è la mia città, ma è soprattutto il posto dove ci sono gli spazi giusti per fare un festival. È stato un successo clamoroso. C'è stata infatti la prima edizione ad aprile. Aprile del 2014 di quest'anno, e aprile del 2015 ci sarà la seconda edizione, coinvolgendo sempre chiaramente la produzione di Mistero, conduttori come Bossari e Berri, insomma, che erano... E so che ci sono in lista degli ospiti molto importanti, sì, nell'ambito del Mistero. Sì, ci sono degli ospiti importanti, posso rivelare, se vuoi, un piccolo, ecco, piccolo segreto svelato, che mi ha già detto di sì, per esempio, Mauro Biglino. Mauro Biglino ha detto che parteciperà a Mistero in Festival. Alla prima edizione non ho fatto in tempo a raggiungerlo, nel senso che quando gliel'ho proposto era già impegnato, e però quest'anno verrà. Però ripeto, erano molto prestigiosi anche gli ospiti della prima edizione, perché c'era Roberto Pinotti, presidente del Centro Ufologico, e c'era Arcadio Cavalli, che è il regista di Mistero, e Daniele Bossari, c'era Silvano Vincetti, che poi è il professore che ha scoperto i resti di Monna Lisa, di Lisa Gherardini, La Gioconda. Quindi abbiamo già avuto gente illustre nella prima edizione, in questa seconda vogliamo sicuramente non essere davvero. La cosa più bella è stata che la gente si è divertita, e gratuitamente, perché, ecco, quindi... il festival è a ingresso libero. Io tutti gli incontri che faccio col pubblico, e tu sai ne faccio parecchi, sono sempre a ingresso libero, perché credo che sia anche un modo che noi in generale dobbiamo usare per ridare qualcosa all'affetto che il pubblico ha per noi, per ringraziare questo pubblico. Quindi prossimo appuntamento, aprile 2015, Mistero in Festival. A metà aprile 2015 a Salso Maggiore, in provincia di Parma. Bene, Ade, io ti ringrazio per essere stato con noi, e ci rivediamo su Italia 1 e su Mistero TV. Grazie a voi. Grazie.